faccio sempre così, I always do that. Cos'è la sigla? Ciao, benvenuti da Sarasilla La Land e oggi sono con il grande Gabriele Parpiglia. Io faccio tutto, applaudo, makeup artist, sponsor, faccio anche la sigla. No, perché io il trucco a casa... Ma scusa, cosa? Io trucco e parrucco non ce l'ho a casa, quindi non fai tutto. No, tu sei proprio tranquillo, io mi sono tutta agghindata. Hai del rossetto tra i denti? Oh no, tra l'altro non sui denti, ma su Invisalign, perché ho... Ah, ecco. C'è il bite? Ho il bite. Anch'io ce l'ho, però lo uso solo la notte per bruxismo. Allora, no, questo è proprio, sai, l'apparecchio per raddrizzare meglio i miei denti? Ho questo. Ascolta, penso che già ti conoscano tutti, probabilmente negli Stati Uniti no, ma forse sì. Ma dove sei tu? Io sono qui a Los Angeles. A Los Angeles? Sono a Los Angeles. Tu sei ora a... A Milano, e ti faccio vedere una cosa, vedi, questo è il mio passaporto. Ok. Yeah. Guarda, ti faccio vedere uno scoop. Non ha neanche un timbro, perché nella mia vita non sono mai andato in America, non sono mai andato da nessuna parte. Pensa che sfigato. Beh, da nessuna parte oltre l'Europa, intendi? Oltre a Ibiza e Formentera, perché ci andavo per lavoro. Non hai mai viaggiato, ma immagino il perché tu sei instancabile, tu lavori tantissimo, Gabriele, da quello che vedo su Instagram, sei sempre molto social, fai un sacco di cose, voglio dire quello che fai, un po' presentarti, intanto saluto anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Hi American people, hi Italian people. Hello American people. So, yeah, questa intervista sarà tutta in italiano, comunque. Penso che capiranno alcuni. Allora, Gabriele Parpiglia è un giornalista, conduttore televisivo, autore di famosissimi programmi, quali Verissimo, il Grande Fratello VIP, infatti stasera dovrà lasciarci perché lavora al Grande Fratello VIP. E anche Gabriele ha un suo programma su Real Time che è Seconda Vita, che magari dopo ci spiega un po'. Cosa? Second Life, per farla in Second America. Life. Yeah, yeah, let's say in English, Second Life, which Second is life. Great. Also, I didn't want to say allora. I said, I don't want to say allora, and I just said, l'ho appena detto, allora. Allora. Moltissimo, molto italiano, però. Gabriele, tu intanto ti occupi di costume, società e cronaca. Quale prediligi principalmente, se prediligi qualcosa? Guarda, io ti dico una cosa, io faccio il giornalista. Fare il giornalista significa non essere predisposto verso un unico argomento. Io dico sempre, da quando ho iniziato a fare questo lavoro, di tutto un po'. Cioè, nel senso, il giornalista deve sapere di tutto un po'. È ovvio che se tu oggi mi dici parlami di economia, non ne sarei capace. Però se tu fai questo lavoro, che è un lavoro particolare, lo paragonerei quasi a un dono nel momento in cui lo fai come passionaccia, come lo faccio io, devi essere preparato un po' su tutto. Quindi se c'è da parlare di gossip, ok, parliamo di gossip, ma se l'attualità ti dice che il mondo sta morendo dietro al Covid, il giornalista si deve far trovare preparato per affrontare un argomento che è lontano dal gossip. Se il mondo ti dice in Italia che c'è un'inchiesta di cronaca nera che apre su una finestra su una terrazza di violenze sessuali, su ragazzine, feste, party, droga, il giornalista si deve far provocare. E quindi io, se tu mi fai una domanda, io ti rispondo, io sono un giornalista che si applica su quel mondo che è di tutto un po'. Quindi tu vai, insomma, certo, scrivi e vai dove c'è la notizia, dove la notizia ti chiama, tu arrivi praticamente. Non è... O forse succede che magari arrivo prima io della notizia. Perché tu, esatto, come tutti c'era un film, Lo Sciacallo, con Jake Gyllenhaal, dove lui interpretava un reporter. È un film, sì, è un film che è uscito 3 anni fa, e raccontava come in America lavorassero 24 ore su 24 i fotoreporter, il mondo degli sciacalli. Ovvero, loro, per esempio, siccome me lo insegni tu, no, che in America è pieno di notiziari nelle 24 ore, lavorano sempre, sì. A volte
causavano degli incidenti Scusami, per riprendere con delle loro fonti, per poi riprenderli con le telecamere e vendere ai TG. Mi senti? Sì, scusa, ti sei bloccato. Ora, mi senti? Ora ci sei. Io ti sento perfettamente. Okay, ora va bene. Nel film racconta come i fotoreporter americani causavano degli incidenti e poi vendevano le immagini immediatamente, perché erano loro stessi a girarle per prime, ai TG. Ecco, quello non è il tipo di giornalismo che è concepito in Italia e che riguarda la mia vita. Però se tu mi dici sei uno che arriva prima della notizia, io ti dico sì, a volte succede. E ti piacerebbe lavorare, Gabriele, in America con quel tipo di giornalismo? Lo faresti? A essere... A me l'unica volta che mi è passato per la testa di fare un qualcosa all'estero è stato quando c'era un giornale a Londra, che era edito da Murdoch, che era The New of the World. Ed era un giornale che non guardava in faccia nessuno. Era l'unico giornale che attaccava i reali lì dove c'era da attaccare. E credo che abbia fatto gli scoop più importanti degli ultimi 10 anni nel campo dell'editoria. Poi si è scoperto che però era un giornale, infatti è stato chiuso ed è stata arrestata la direttrice, era un giornale che comunque rispondeva al servizio di taluni potenti. E quindi anche l'idealismo di chi è innamorato di questo settore viene meno. Però l'unica volta che ho avuto la voglia o l'esperienza di fare esperienza all'estero mi è passata con The New of the World. In America lavorerei forse solo per Paris Hilton. Perché? Perché proprio lei? Perché è bella. Aspetta, non per Paris Hilton, Perez Hilton. Oh, Perez, che cosa? Non confondiamo. No, ma spieghiamolo, ho capito chi è un giornalista, però lui fa cronaca abbastanza irriverente, ma anche divertente, insomma, vero? Fa parlare il mondo, lui fa parlare il mondo. Per noi è un punto di riferimento per quello che riguarda gli scoop, i gossip delle star internazionali. Se tu mi dicessi in America da chi vorresti fare un'esperienza, forse lì un'esperienza la farei. La faresti. Però tu, in effetti, leggendo qualcosa su di te, avevi già messo il tuo piedino negli Stati Uniti o in America, perché quando eri piccolo ho letto che tu innanzitutto ti inventavi i giornali, magari mi spieghi cosa intendevi, e anche... scrivevi delle nuove puntate, per esempio di Willy, il principe di Bel-Air, e Beverly Hills 90210, che tra l'altro io adoro Beverly Hills, ho guardato tutte le puntate in Italia, hanno rifatto anche quelle nuove qui. Tu eri già in avanti, tu avevi già, secondo me, una mentalità molto americana per come lavorano qui. E che cosa facevi quando eri piccolo? Scrivevi delle puntate inventate, ma in italiano? Allora, ti spiego. Mia madre pensava che io fossi pazzo. Io guardavo Willy il principe di Bel-Air poi andavo a battere a macchina, perché ancora non c'erano i computer come adesso, c'era il Commodore 64 forse, e mi inventavo degli episodi con Willy il principe di Bel-Air. Ma la cosa più folle l'ho fatta con Titanic, perché quando ci fu la moda del Titanic, no? Che era credo ormai 22 anni fa, tutti i fan del film, io l'avrò visto credo 13-14 volte, volevano il sequel. A un certo punto una casa di produzione cinematografica americana ha aperto un bando per mandare il sequel di Titanic, e io ho scritto il sequel di Titanic. L'ha scritto? Assolutamente. Sì, l'ho scritto e l'ho mandato. Aspetta, e sai cosa avevo scritto? Che Jack Dawson, quando veniva... Leonardo DiCaprio, che poi... Leonardo DiCaprio, sì. Ciao Leo, sì. Ciao, salutiamolo. Ciao Leo, salutiamolo. L'ho intervistato. A Ibiza, sì. Abbiamo anche dialogato a lungo su quale per me fosse il suo film. Io voglio sapere, magari dopo mi racconto. Lo dico dopo. Però dimmi. Allora, io ho scritto il sequel di Titanic e praticamente avevo scritto che Leonardo DiCaprio veniva trovato in una lastra di ghiaccio dopo X anni e riportato alla realtà
ritrovava Rose. È successa una cosa stranissima, e questa è la prima volta che lo racconto, che racconto questo aneddoto. Che io mando questa sceneggiatura e praticamente 5-6 anni dopo, se adesso tu vai su YouTube e scrivi Titanic The Sequel, ti appare DiCaprio che viene ripreso in una lastra di ghiaccio, viene portato in uno studio, che non è questo, la lastra di ghiaccio era la mia idea. Viene portato in uno studio scongelato, lui scappa da questo studio e va a vedere in un teatro dove la sua storia era diventata una storia da teatro. Lo trovi su YouTube questo. Ora, non Allora, dico che hanno copiato me, però comunque lo spunto l'avevo dato. però sì, anche perché quando fanno questi concorsi e Cin cin. invii le tue sceneggiature, oh, cin cin, con l'acqua, io ho l'acqua. No, io ho un crodino. Meglio, perché da te sono ora le Sono 10 le 11, di sera. sono le 10, sì, le Un 22:16. aperitivo un po' tardi. Comunque, dicevo, quando si invia la propria sceneggiatura, sai, il mio anche io scrivo parecchio e la mia paura è sempre paura per modo di dire, forse una parola un po' grande, però il dubbio è che possano utilizzare la tua idea, Certo, che certo. comunque possono prendere la idea, la cambiano e tu non hai voce in capitolo perché. Loro ti possono dire no, ma questo siamo noi che abbiamo deciso di un'idea. Le idee poi, tra l'altro, non creiamo niente, no? Tutto è già stato scritto dal passato. All'inizio Guarda, il no, modo. questo non è vero, questo non è vero, questo non è vero. Io ti dico due cose, una a tuo favore e una no. Non esiste il frigorifero delle idee, ovvero nel senso che tu appena hai un'idea o la spari subito oppure la certifichi subito depositandola, altrimenti qualcuno l'ha avuta contemporaneamente con te in quello stesso momento, in quello stesso preciso istante in un'altra parte del mondo. D'altra parte, invece, nel momento in cui tu la depositi, c'è il rischio che qualcuno te la copi. Io, per esempio, quest'anno mi sono ritrovato con la terza edizione di Seconda Vita e a un certo punto vedo che la Rai lancia un programma che avrebbe dovuto mandare in onda che si chiamava Second Life. E dico, cazzo, No, cioè, vabbè, cambia il titolo almeno. no, perché il mio titolo originale era Second Life, non era Seconda Vita. Solo che non l'avevo potuto fare perché io cioè, sono uno preparato e avevo fatto le ricerche e avevo scoperto che Second Life era un format già depositato. La Rai invece non l'aveva fatto. Ovviamente ho fatto scrivere dal mio legale, non è andato in onda il programma col titolo Second Life e hanno cambiato completamente. Sì. E a proposito, dato che stai menzionando Seconda Vita, mi piace molto il concetto, ho letto che incontri vari personaggi che a causa di imprevisti nelle loro esperienze di vita hanno avuto proprio una prima, first and second life. Che cosa intendi realmente? Che cosa racconti di queste persone? Ma guarda, fondamentalmente molte persone quando fanno delle interviste le fanno perché sono in promozione dei programmi, perché sono in promozione dei CD, perché sono in promozione di un film e quelle interviste non hanno lo spazio e la durata per poter parlare di tutto ciò che non è promo, ok? Le one-to-one vere in Italia quasi non ci sono più. Chi accetta di fare seconda vita lo fa gratis, nessuno prende dei soldi e lo fa perché racconta lo switch off della sua vita, quello che non ha mai detto, ovvero quando è caduto si è ritrovato un muro davanti, poi si è rialzato e si è realizzato col tempo. In America, per esempio, quest'anno nell'ultima puntata c'ho Damiano Carrara. Damiano Carrara è un ragazzo toscano che in America ha aperto una serie di catene partendo da busboy, da barman Dove? In quale città? in Texas, Los Angeles, ma poi ha fatto anche tanta televisione. Ha fatto tante, però che cosa è successo? È esploso lì facendo il barman, facendo il bartender, facendo il busboy, poi si è aperto una sua pasticceria, Carraras. Ha fatto un concorso per partecipare a un programma televisivo, è esploso lì in America e poi l'hanno chiamato in Italia. Quindi ha vinto il sogno americano per poi tornare in Italia, Infatti, capito? di solito è così. Se tu fai Sì. qualcosa di importante o grande qui negli Stati Uniti, in Italia più risonanza. Non è vero il contrario di solito. Poi non so, ci sono delle eccezioni. Purtroppo, se una persona fa tanto in Italia, viene in America, comunque ha delle difficoltà.
No, qui invece c'è quella sindrome in America, che ha fatto qualcosa, sei un figo. Damiano merita tutte le occasioni che ha avuto, perché è un ragazzo con le palle, è uno che è caduto 1.000 volte e si è rialzato. A seconda vita racconterà il suo switch off che ha avuto. Però il mito che tu racconti c'è in Italia. Se in America fai tanto, allora. Sì, quello è vero. Scusami, hai usato una parola, racconterà il... Lo suo switch off. Oh, Switch. switch off. Scusami, non... ho Yes, yes, capito un ciò, ma yes. No, no, switch off, switch off. switch off, certo, il cambio, il giro di vita, di vita, insomma. Ma infatti un'altra cosa, parlando sempre di America, tu ti appassioni e ti rilassi leggendo le commedie americane. Sì. Ma proprio le commedie americane leggi? Tipo, che libri hai letto? Come mai No. dell'Italia, no? Dici dell'Italia non ti appassiona No, qualcosa? allora io ti dico una cosa, la mia cultura si chiama Irwin Welsh, che è lo scrittore che, diciamo, in modo molto pop ha inventato Trainspotting. Io leggo tutto ciò che scrive Irwin Welsh, quindi è più irlandese londinese. Ma la mia cultura cinematografica è Adam Sandler, Ben Ah, davvero? Stiller, sì, quelli per me sono i miti da cui trarre ispirazione, senza ombra di dubbio. Anche per Perché idee, insomma. loro sono bravi perché nel cazzeggio raccontano sempre comunque una storia, cosa che in Italia facciamo solo se la copiamo dall'America, ok? Invece loro sono i primi a fare una cosa per primi. Quindi In tu... Italia, raramente. Sì, quindi tu pensi che in Italia, io sono via dall'Italia o Da fuori quanto? dall'Italia, dal 2008, cioè sono informata, però forse non come se vivessi lì, perché vivo un'altra realtà, mi informo più della realtà americana, però secondo te l'Italia è ancora priva di idee, cioè non No, riesce a produrre qualche programma suo, deve emulare. non possiamo farlo oggi questo discorso perché siamo in piena pandemia Covid. Beh, certo. Quindi questo discorso azzera ogni tipo di meritocrazia, azzera ogni tipo di idea, azzera ogni tipo di possibilità di reinventarsi, rilanciarsi. Posso dirti com'era prima. Prima è raro che l'Italia creasse dei format propri, la maggior parte dei format sono comprati dall'estero. Simon Cowell per me è Dio. Simon Cowell ha inventato X Factor, ha inventato, credo, American Idol, ha inventato il gruppo dei ragazzi di cui non mi ricordo Non è i think. No, non so you think. cin no, e sono i P5, e poi lui se n'è andato e non lo devo trovare. Aspetta. Aspetta, i Backstreet Boy? No. No, 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 no. No, chi? Scusami. Aspetta, lo dico. Sì. I One Direction. Ha inventato i Ah, One Direction. no. Quindi, cioè, Simon Cowell ha inventato tutto e noi abbiamo comprato molto da Simon Cowell. Abbiamo comprato Caio e Caios, ovvero le Iene dall'Argentina. Abbiamo comprato Ah, Tusik e questo non lo Valets. sapevo, sai, pensavo fosse un'idea italiana. No, 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 dall'Argentina. Pensa che ogni volta che tu vai fuori format devi pagare una penale all'Argentina perché i format sono molto rigidi. Abbiamo comprato da John de Mol il Grande Fratello, abbiamo comprato dalla Spagna Tusik e Valets, abbiamo comprato sempre da Simon Cowell Italia Got Talent. Un format italiano oggi è Non difficile, tranne, guarda, l'Italia ha due eccellenze sotto questo punto di vista, che si chiamano C'è posta per te, che è stato venduto in oltre, credo, 27 paesi, come serie TV Gomorra, trasportato in oltre 25 Sta spopolando, lo adorano Gomorra, adorano anche la serie TV Baby italiana, adorano My Brilliant Friend, l'amica geniale, tratto dal libro di Elena Ferrante. Tra l'altro, regista Saverio Costanzo, che è il figlio di Maurizio Costanzo, per Sì, il ho... quale io lavoro Esatto, perché da 7 anni. tu lavori con tantissime celebrità e lo so che non ti piace la parola gossip, No, ma la ti odio. piace parlare di people, però, e tra l'altro volevo collegarmi a questo, se mi permetti, se non sono troppo invadente. Ho letto su Instagram i tuoi post e tra l'altro scritti
Benissimo, mi piacciono, mi sono piaciuti tanto perché ho empatizzato molto con te. Parlavi di attacchi di panico e anch'io ne ho sofferto, lo dico in diretta, poi tanto chi se ne frega, non importa. È un po' il male della società di oggi, ansia, panico. Secondo te quello ti è successo a causa del tuo lavoro, della pressione comunque di stare in quell'ambiente oppure altre motivazioni che non devi dire, però se hai voglia No, di no, ma parlare. guarda, io le dico e le racconterò in un libro che uscirà a marzo. L'attacco di panico nasce da uno shock che ognuno di noi subisce nel quotidiano. Quello shock poi fa partire una serie di dinamiche che possono scaturire in diverse patologie, l'insonnia, l'ansia, la depressione, eccetera, eccetera. Io attualmente ho intrapreso un nuovo percorso di cura da 4 mesi che si chiama EMDR. E credo che sia dopo aver fatto il linguaggio cognitivo, dopo aver fatto ipnosi, dopo aver fatto psicologo, psichiatra, credo che sia il percorso migliore che abbia mai potuto fare nella mia vita, perché post-lockdown mi aiuta a tenermi in piedi. Quindi non ho paura di dirlo. Se soffri di questa patologia, lo devi ammettere perché è una malattia vera e propria. Ti devi curare se non riesci con i farmaci, non devi evitarli per paura, però lo racconterò attentamente in un libro che uscirà Oh, tra fine davvero? febbraio e marzo e si chiama Fuck Panic Fuck Attack. body Panic Attack. panic attack. Lo leggerò. Probabilmente Faremo un'altra diretta. faremo un'altra diretta perché tu, tra l'altro, hai scritto altri due libri, Formentera 14 e un altro libro. Scusami, ma in questo momento mi sfugge il La porta nome. del cuore, no, ma io ne avrò scritti una trentina di libri. Ma no, ma ne avrò scritti una trentina di libri. Ho scritto. Pensavo che questi erano Questi sono i quelli. miei romanzi, sì. Però io ho scritto La storia di Emma Marrone, di Matteo Cambi, ho scritto il libro di Giorgetti, di Pago. Ne ho scritti, guarda, così tanti che neanche me li ricordo in Però coscienza. questi due sono quelli che più hanno avuto successo, Ho oppure. scritto questo, uno tra gli ultimi che ho scritto è questo, il fondatore di Burgers, della catena Burgers. Ne ho scritti tanti, però questi sono i miei romanzi, sì, questi sono i miei romanzi. Sono tutti i tuoi romanzi. Ai quali. Qual è quello che hai? Formentera 14? Sì, mi ricordo che l'hai pubblicizzato parecchio quello. Ha venduto un sacco di copie per essere il mio primo libro da esordiente, quindi sono Il andato. primo libro da esordiente intendi come Come romanzo? romanzo, sì, ho superato le 15.000 copie, quindi Mamma mia, è ero buono. grande. Sì. C'è stato, Gabriele, tu che hai intervistato tante persone, tu scrivi per la televisione, tu scrivi per il Maurizio Costanzo Show o scrivi per Maurizio Costanzo? Per il Per il. Maurizio Costanzo Show e per Maurizio Costanzo quando si tratta delle interviste che sono due programmi separati. E sei anche il braccio destro di Alfonso Signorini. E in questo. Alfonso non sono il braccio destro, Alfonso Signorini per me è come se fosse una parte integrante della mia famiglia, quindi è oltre il lavoro. Ho capito, c'è proprio un'amicizia. C'è stato un momento o un servizio televisivo, qualcosa, un tuo articolo per il quale hai avuto qualche difficoltà o paura, o forse non è andato nel modo in cui tu ti aspettavi? Guarda, quando mi sono occupato di politica, ero convinto, di camminare, insieme con una squadra. Poi, dopo lo scoop, mi sono girato dietro le mie spalle e la squadra non c'era più ed ero da solo. Se tornassi indietro, non lo rifarei mai più mai. E altri articoli o servizi o persone Ma che hai no, intervistato? ma no, ma no, perché no, perché se parli di gossip alla fine, cioè, discuti, litighi, poi alla fine quando ti vedi ti offri un caffè e torna tutto come prima. Il gossip è leggerezza, non va preso in modo serio, capito? Certo, quando leggo, ho letto alcuni tuoi post, la prima cosa che ho pensato è quanto possa essere difficile stare in quel tipo di ambiente, però magari mi sbaglio, forse chi all'esterno a volte vede quell'ambiente sempre un po', passami il termine, like
like dirty, like sporco in un certo senso, però non so come tu lo vivi, perché comunque è il tuo lavoro questo. Guarda, io lo vivo in modo molto semplice, che negli anni, ormai ho 41 anni, quindi sono 23 anni che faccio questo lavoro, schermandoti. Tu ti crei uno schema davanti, uno scherma davanti, e un vetro invisibile, dove in realtà gli altri pensano, che possono entrare, ma in realtà non entra nessuno. Questa è la più grande forza per poter fare questo lavoro. Lo fai quando chiudi, chiudi e non entra nessuno. E nella tua vita puoi contare su due, tre persone, non di più. E questo dici, ti ha mai procurato comunque ansia o lo fai sempre? Se non, guarda, ho gli attacchi di panico, È vero, l'ansia. ho gli attacchi di panico a causa di alcuni shock subiti per il mio lavoro. Tornando indietro non lo rifarei, non sono uno di quelli che dice: ah, guarda, se torno indietro non sarei arrivato fino a qua, quindi rifarei tutto. No, se io tornassi indietro certe cose non le rifarei, però non posso cambiare il destino e quindi continuo a camminare con la schiena dritta. E c'è un fatto eclatante, divertente, che hai voglia di raccontare che ti è successo? Un po' in generale nella tua vita o inerente al tuo lavoro? Magari con un ospite o con un VIP, non so, senza Ma ne fare i nomi, senza. Quello avrei mille, ne avrei mille. Guarda, ti posso dire, te ne racconto uno fresco fresco. che comunque ti fa. No, 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 te ne racconto uno di recente, perché poi quando farò il mio libro fra 50 anni, dove racconterò veramente tutti i fatti, sì, quando mi ritirerò, Be ready, be ti ready. dico che durante questo Grande Fratello c'era Elisabetta Gregoraci come concorrente, che è l'ex moglie di Flavio Briatore. Io credo che in questi 3 mesi di aver sentito più Flavio Briatore che mia madre. Ma a ogni orario, dalle 7 meno un quarto del mattino alle 2 di notte, senza ombra di dubbio. Non ci credo. Nel senso che, aspetta, l'hai sentito nel senso che ti chiamava? Lui. Certo. Ti telefonava per sapere Siamo cose. amici, voleva sapere perché Flavio, secondo me, è ancora molto innamorato di Elisabetta. Beh, sì, ho seguito un po' la storia, però non entriamo in questi No, particolari no, no. perché leggeremo, poi leggeremo nei tuoi libri. E hai una frase prima di concludere, così ti lascio andare al tuo Big Brother VIP, una frase di un film forse che ti fa stare bene quando la senti o quando la leggi o. Una sola frase che mi accompagnerà per tutta la vita ed è del mio mito, perché anche se io non ho viaggiato, sono stato 7 volte a Liverpool. Perché sono devoto e fan di John Lennon, e la frase è: la vita è quello che ti succede mentre stai facendo altri progetti. Questa è la frase che mi accompagna tutte le mattine. Io la mattina mi dillo Diciamolo in inglese. La vita è tu. quello. Life is what happens to you. While you're doing other project, while you're doing something else, possiamo dire. Che è la verità. Tu puoi progettare qualunque cosa, ma se la vita decide che deve essere un'altra cosa da andare diritta, è la vita che Quindi decide. credi tu al destino, Gabriele? Io ci penso sempre a questo, perché prima. Io credo in Dio, credo in John Lennon e credo poi nel karma. Di quello che fai, di quello che insomma succede un po' what goes around comes around. C'era anche una canzone, no? Di chi era? Goes What around, comes around. Sì, non mi ricordo di chi era. goes around comes around. Oh mamma mia, chi era lei? Non Pink. No, non perdiamo 2 ore sulla canzone, se no non siamo più. No, infatti, scusa, una domanda. Qualcuno nei commenti ha scritto, una mia cara amica Nico Rezzani, ciao, cosa Ciao. domanderesti al genio della lampada? Wow. Di essere invisibile. Perché? C'è un motivo? Perché sarebbe bello poter passeggiare e camminare senza rotture di palle. Ma no, perché così puoi avere più scoop. No, Se. no, no, no. No, sto No, scherzando, no, no. scherzo. Ah, a proposito, se hai voglia 5 minuti di raccontare com'è andata la tua intervista con Leonardo DiCaprio. Brevemente, Sì, sono. Eravamo a Ibiza al Buddha Beach, ai tempi era una spiaggia sconosciuta. Un mio amico mi dice: fermiamoci qui. Dico: dai, sfigato, ma che ci fermiamo qui e non c'è nessuno. A Playa del Boss eravamo. A un certo punto arrivano 10 bodyguard,
che prendono il predominio dei 20 ombrelloni e i 10 liberi dove eravamo noi li lasciano stare. E io, che cazzo sta arrivando? Appare Boris Becker, il tennista, che si viene a sedere di fianco a noi. Faccio, no, non è Boris Becker. Appare Ruud Gullit, il calciatore, che si siede accanto a noi. No, non è Ruud Gullit. Ho detto, ma chi sarà venendo? Appaiono 9-10 modelle fighissime, e dopo, dietro queste 10 modelle, col cappellino abbassato, gli occhiali e il foulard, c'era Leonardo DiCaprio, che era reduce da The Beach, dal Quanti film The anni Beach. fa, scusami allora questo? Stiamo Quanti... parlando di 20 anni fa, 20 anni Oh, fa. 20 anni fa. Allora io ho aspettato il momento, lui si è fatto un massaggio, si è fatto fare un massaggio, io ho aspettato che finisse il massaggio, mi sono avvicinato e gli ho detto, col mio inglese, gli ho detto che secondo me la critica non aveva capito il film The Beach, perché lo avevano massacrato, e gli ho detto che se avessero tolto la scena del cartone animato, quel film avrebbe avuto il suo giusto successo. E lui mi ha detto, man, yeah, I think with you. Cioè lui mi ha detto la pensava come me. E Sì, poi da lì ho certo. chiesto, vuoi fare una chiacchiera per chi e delle foto? Mi ha fatto fare le fotografie, abbiamo Wow, le foto insieme e mi ha fatto l'intervista. grandissimo. Sì, poi tra l'altro quell'espressione oh man è molto comune qui negli Stati Uniti a dire oh man o like fuck man, yeah, like Yeah, man. yeah man, I agree with Like you think, like you, I don't want. Lui mi diceva che non la you. voleva quella. Mi diceva che non the cartoon not here, e dicevo ok, però ormai è andata in onda e al cinema l'hanno vista Quindi con tutti. Ho lui hai parlato tutto in inglese? Quelle parlato interviste nelle, ho spiccicato inglese, inglese, qua. Hai parlato qualcosa in inglese? Grande Gabriele. Beh, allora io ti aspetto, se non torno prima a Milano, anche io sono piacentina dell'Emilia Romagna, ma verrò a Milano e spero di incontrarti di persona. con molto piacere, sperando che le regole Covid ce lo permettano. Sì, E assolutamente. se invece non dovessi tornare, ci sentiamo quando uscirai il libro, sarò contento di Perfetto, ti presentarlo con ringrazio te. tantissimo per il tuo tempo, Gabriele. Ti lascio al Grande Fratello V. Dimmi. Ti chiedo, noi dovevamo fare l'intervista ieri sera, ti chiedo umilmente scusa se l'ho dovuta spostare, ma ieri ho avuto un problema di lavoro e quindi non potevo fare se non ieri sera, ti chiedo scusa. Grazie mille. Lo so, ti sei scusato e non c'è problema. Ho immaginato che era per qualcosa di molto importante, un'emergenza. Era il caso Genovese. That's your job, you know, like that's, you know. Yes, I know, I know. Okay, a hug, a kiss, Thank you and so much. Thank you so much. thank you. Ciao Bye Gabriele, bye. Bye Sara, ciao, bye grazie bye. un po' che ci ha ascoltato. Bye bye, bye.